Ciao, sono Alessandro Fusari. Ho disegnato fumetti pubblicati dal centro fumetto Andrea Pazienza, come le avventure di Randolph Reed, che potete vedere sul mio sito e anche acquistare sul sito dell'editore. Ho sperimentato nel tempo diverse tecniche per realizzare i miei fumetti e da 3 anni ormai realizzo fumetti in modo quasi esclusivamente digitale, utilizzando il programma Manga Studio e una Cintiq. Il vantaggio di questo procedimento è la maggiore velocità di realizzazione e la possibilità di tenere sotto controllo ogni fase del lavoro con grande precisione. È vero che utilizzando carta, china e pennello si può ottenere una maggiore espressività, data anche dalle piccole imprecisioni che costituiscono un valore aggiunto. Però anche il disegno e l'inchiostrazione digitale possono essere molto fluidi ed espressivi. Il mio PC non è particolarmente potente, eppure disegno in modo spedito e fluido, senza il timore di sbagliare e con la possibilità di scegliere undo e annullare un errore. Proteggere la superficie della Cintiq con un film protettivo della ditta americana Nu Shield, in questo senso, è stato importante per permettermi una libertà ancora maggiore, senza il timore di segnare con lo stilo la superficie del monitor. In questo video mostrerò la realizzazione di una illustrazione per un calendario per il mese di novembre, partendo da zero. In questa fase sto utilizzando Google SketchUp, nella sua versione free, per costruire una base al disegno che traccerò poi. Non è importante definire bene gli oggetti, anzi in questo caso mi interessa solo definire gli ingombri e le proporzioni relative. Oltre al personaggio utilizzerò un cilindro in primo piano che servirà come base per disegnare una zucca. Ho intenzione di adottare una inquadratura a 3/4 dal basso per l'illustrazione. Una volta individuata una posizione della telecamera che risponda all'immagine che ho in mente, l'importante è ricordarsi di salvarla. Ecco, in questo caso avete visto che ho salvato la scena 1. Successivamente posso aggiungere altri oggetti, muovere la telecamera e richiamare la scena 1 quando ne ho la necessità. I cilindri alle spalle del personaggio rappresentano dei tronchi. A questo punto utilizzo la funzione Print Screen per copiare negli appunti di Windows la mia inquadratura e importarla in Manga Studio. Questo è il modo più rapido, in alternativa si può esportare da SketchUp una vera e propria immagine nel formato desiderato, JPEG o PNG, eccetera. Ora siamo in Manga Studio, versione 4 e X. Esiste anche una versione debut dal costo estremamente contenuto. La versione EX ha qualche funzionalità in più, come le griglie prospettiche, ma è dotata di tutte le funzionalità di base. Dopo aver importato l'immagine dagli appunti di Windows e dopo averla ruotata un poco per aggiungere drammaticità alla scena, passo a definire gli ingombri con lo strumento penna. In basso a destra vedete che ho un insieme di strumenti personalizzati. In questo caso utilizzo una penna di cui ho salvato le impostazioni di base per tracciare le bozze digitali. È importante capovolgere ogni tanto il disegno per verificare errori di proporzione o di impostazione. In Manga Studio il pulsante è a portata di mano. È anche possibile ruotare il disegno per disegnare in modo più comodo. Ho personalizzato i comandi della Cintiq per accedere alle funzioni più utilizzate, come variare le dimensioni del tratto, oppure zoomare, eccetera. Dopo aver tracciato un bozzetto, lo schiarisco rendendolo più trasparente e creo un nuovo livello su cui traccerò delle matite digitali più dettagliate. In Manga Studio esiste anche un buon strumento che emula una vera matita e che dà i migliori risultati su un layer a colori. Spesso però, come in questo caso, preferisco utilizzare una semplice penna blu.
è facile modificare una parte del disegno per variare le proporzioni, come per questa mano sinistra. Anche la mano destra va modificata spostandola verso il corpo del protagonista. Il disegno di base delle figure in primo piano è pronto e posso già passare a inchiostrare. Prima lo schiarisco. Creo un layer in bianco e nero, seleziono un pennello sensibile alla pressione di cui modifico le impostazioni tramite i comandi della Cintiq. In basso a destra vedete che ne aumento le dimensioni. Il processo di inchiostrazione richiede di variare il peso del tratto per raggiungere maggiore espressività. Come vedete, è possibile intervenire sul tratto finché non risulti soddisfacente. Zoomando sulle varie parti, come questa mano destra, è possibile curare i dettagli. La sensibilità alla pressione permette di ottenere un tratto più sottile o più pesante senza modificare il pennello. Non ci si deve preoccupare se il tratto ingrandito mostra i pixel. In questo caso sto lavorando a 600 dpi e la risoluzione è tale che non saranno percepibili in stampa. Ciò, d'altra parte, rende i layer a un bit di Manga Studio molto leggeri da gestire. È comunque possibile applicare al pennello la funzione anti-alias su layer a colori. La gomma si ottiene semplicemente capovolgendo lo stile della Cintiq e utilizzando sul monitor la punta arrotondata. Ora sto intervenendo sulla cintura per migliorare le proporzioni del busto. A questo punto aggiungo le ombre per una maggiore tridimensionalità. Si può creare anche un nuovo layer su cui applicare i neri, tanto la funzione di riempimento di Manga Studio può lavorare anche su più layer se occorre. È anche in grado di ignorare piccole interruzioni del tratto in modo da considerare continuo il segno e riempire l'area al suo interno. Con un click è possibile variare il colore del livello per controllarne la sovrapposizione con quello sottostante. Nelle parti organiche è opportuno aggiungere parecchi segni per suggerire una maggiore verosimiglianza. Con un altro pennello predisposto per realizzare segni che terminano con una coda, lo potete vedere sempre nell'area Pen Tool Options in basso a destra, realizzo dei tratteggi che emulano quelli di un vero pennello. Poi passo a realizzare lo stesso processo sul personaggio, che ha una certa somiglianza con Randolph Reed.